inserendo alcune... È necessario che Fiat continui ad investire nello stabilimento di Melfi. I due nuovi modelli annunciati un anno fa sono sicuramente un punto fondamentale per la Basilicata, ma è anche necessario che la struttura lavori al pieno delle sue capacità produttive e per questo serve un modello ulteriore per la seconda linea produttiva. Così da Potenza, il segretario generale della UILM, Rocco Palombella, nel corso di una riunione di tutte le strutture lucane dei metalmeccanici del sindacato. E noi, voglio dire, stiamo qui a rimarcare il fatto che una volta che questi due modelli, cioè la Mini SUV e la 500X, andrà in produzione, qui c'è bisogno di un modello che sostituisca la Fiat, appunto. Cioè, nel senso che noi riteniamo che la possibilità di saturare lo stabilimento avvenga avendo sicuramente il modello per la seconda linea. Non solo automotive, nel corso dell'incontro si è parlato anche di temi nazionali, a cominciare dalle politiche del governo. Riteniamo anche che sia un'occasione importante per rimarcare il nostro dissenso sulla legge di stabilità ed il 14 faremo delle iniziative in tutta Italia perché riteniamo che il governo debba modificare questa legge, la debba modificare a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Bisogna abbassare il carico fiscale perché senza di questo purtroppo la ripresa non la vediamo molto lontana. Una situazione che si